Salve a tutti! La pompa di calore è il prodotto del nuovo millennio, l'unico prodotto in grado di garantire il riscaldamento senza l'utilizzo di combustibili fossili, eliminando il gas dalle case, ed è per questo che è diventato uno dei prodotti più inflazionati. Tutti sono alla ricerca di informazioni, si naviga, si indaga nei gruppi Facebook, su internet, per cercare quella che è la formula magica per progettare una pompa di calore, per dimensionare correttamente una pompa di calore. All'interno di questo video voglio spiegarti quali sono i rischi dietro una scelta di questo tipo e ti spiegherò quali sono i problemi seri che puoi avere se dimensioni in maniera erronea la tua pompa di calore. Quindi non perdiamo altro tempo, metti mi piace e cominciamo. A seguito del video di riassunto del corso sulla pompa di calore, siete stati in tantissimi a chiedermi come si dimensiona una pompa di calore. Ho un impianto a termosifoni, qual è la pompa di calore che fa il caso mio? Ho un impianto a pavimento, 90 metri quadri, come posso calcolare le dimensioni e la potenza della mia pompa di calore? Mi spiace deluderti, ma non esiste una formula standard, una formula semplice, un algoritmo, una formula magica per dimensionare in autonomia la potenza termica della tua pompa di calore, perché è un aspetto molto molto complicato e chi te la semplifica troppo è perché non ne capisce abbastanza. Questo è infatti il primo video di una serie che voglio dedicare proprio al mondo della progettazione della pompa di calore. In questo video voglio esporti quelli che sono i problemi che puoi incontrare se dimensioni male la pompa di calore o se il tuo termotecnico la dimensiona male, perché mi accorgo sempre più spesso che il 90% dei termotecnici progetta col culo. Hai capito bene? Dimensiona la pompa di calore in maniera totalmente sbagliata. Perché? Perché si basa su quelle che sono le dispersioni del progetto. Vedo che casa mia disperde 15 kW e quindi, ale, mettiamo una pompa di calore da 20 kW, tanto non si sa mai. Bene, come detto, questo è il metodo più sbagliato che puoi utilizzare per dimensionare la tua pompa di calore, perché è un aspetto relativamente complesso e farò un approfondimento ovviamente nelle prossime settimane. Se sei un tecnico, un progettista, un idraulico e vuoi avere maggiori informazioni per progettare e dimensionare correttamente la tua pompa di calore, ti invito a iscriverti sulla piattaforma Pagine Green 360, perché i partner registrati all'interno della piattaforma ricevono mensilmente formazione e tra questa formazione ovviamente ci sono e ci saranno approfondimenti sul dimensionamento delle pompe di calore, così da parlare da tecnico a tecnico. Fatte queste opportune premesse, partiamo con quelli che sono i tre problemi principali frutto di un sovradimensionamento. Stampatelo in testa. Non bisogna mettere una pompa di calore troppo grande. Se progetti la tua pompa di calore solo sulla base delle dispersioni alla temperatura di progetto, stai commettendo un grandissimo errore e questo errore ti può costare caro. Infatti il progettista che si basa solo sulla legge 10, quindi sulle dispersioni calcolate spesso anche alla carlona, considerando male i ponti termici, considerando male le dispersioni per intermittenza, quindi sono aspetti più tecnici che approfondirò all'interno dei video dedicati ai professionisti, per i partner presenti sulla piattaforma, comporta una scelta sbagliata forse in principio. Perché? Perché le elevate dispersioni possono portare il progettista a sconsigliarsi la pompa di calore a favore di un sistema ibrido. Perché sappiamo, le pompe di calore hanno un grosso limite, cioè il fatto di non poter raggiungere potenze elevate senza esagerare con gli ingombri, e quindi l'ibrido potrebbe essere spesso la soluzione proposta dal tuo progettista. Ho già dedicato un paio di video anche qua al sistema ibrido e il perché mettere il sistema ibrido 9 su 10 è una cagata pazzesca. 92 minuti di applausi! Trovi il link in descrizione e qua nelle schede. Ma un corretto dimensionamento già ti salva dal sistema ibrido, quindi è il punto di partenza primario. Se vuoi mettere una pompa di calore per eliminare il gas, per rendere la casa tua più sicura, più sostenibile, con consumi, con costi di gestione ridotti, eliminare il gas è la soluzione. E se ti propongono un ibrido perché hanno calcolato male le dispersioni, siamo appunto a capo. Nell'ipotesi che il termotecnico ha comunque scelto di installare una pompa di calore sovradimensionata, perché non si sa mai, meglio abbondare, abbiamo tre grossi problemi: gli on-off, il discomfort e i costi. Una pompa sovradimensionata infatti molto spesso ha continui e frequenti on-off, quindi accensioni e spegnimenti. Questo va a usurare il compressore, proprio perché sono compressori inverter che rendono il massimo modulando la loro velocità, la loro frequenza. E l'on-off invece va a usurare il compressore. I continui on-off, quindi accensioni e spegnimenti, generano dei picchi di assorbimento elettrici che possono farti saltare il contatore, che possono generare ovviamente dei disagi in casa tua. Infine, frequenti on-off vanno a incidere in maniera importante sul COP stagionale. Perché? Perché abbassano il COP medio. Infatti,
non bisogna concentrarsi sempre solo sul COP a una determinata condizione, bisogna verificare l'SCOP, il COP stagionale. E se ho accendi spegni, vado ad innalzare in maniera importante quelli che sono i miei assorbimenti e di conseguenza vado ad abbassare il COP. Per comprendere appieno questo meccanismo qua, ti invito a recuperare un video che ti lascio in descrizione qua nelle schede, che ho registrato un paio d'anni fa, proprio per mettere a confronto le due tecnologie, le pompe di calore inverter contro le pompe di calore on-off. Spesso però una pompa di calore inverter sovradimensionata si comporterà come una pompa di calore on-off. Ti invito quindi a recuperare quel video per capire perché un sistema inverter è più performante di un sistema on-off. Ma se la mia pompa di calore inverter è troppo grande, quindi ha una potenza minima troppo elevata, rischia di andare in on-off. Quindi stai progettando male casa tua, stai acquistando un prodotto nuovo, tecnologia inverter, ma lo stai facendo lavorare male e questo genera ovviamente un'usura del compressore e danni che poi incidono anche sul tuo portafoglio. Secondo problema causato dal sovradimensionamento di una pompa di calore per casa tua è quello della rumorosità. Una pompa di calore più grande è tendenzialmente più rumorosa. Gli on-off continui, che abbiamo già visto essere un male perché vanno a usurare il compressore e vanno a consumare di più danneggiando il COP, impatta anche sul comfort acustico di casa tua e la rumorosità è un aspetto comunque da non denigrare. A livello di comfort c'è da ragionare anche sugli ingombri. Perché? Perché una pompa di calore più potente è una pompa di calore più grande, quindi esteticamente forse è più brutta, forse ne devi mettere due, forse hai bisogno di un ingombro esterno maggiore rispetto al previsto. Sulle pompe di calore, quelle più comuni, passare da 9 kW a 12 kW significa passare da 1 metro di altezza a 1,50 m di altezza, da un sistema monoventola a un sistema biventola, esteticamente sicuramente più impattante. Quindi c'è un discomfort estetico, acustico, e un discomfort nell'utilizzo. Perché? Perché come detto una pompa di calore più grande ha un compressore più potente, uno scambiatore più grande e consuma di più in assorbimento. Il consumo in assorbimento può farti saltare il contatore. Sai che bello in pieno inverno ogni 2, 3, 4 ore dover andare in centrale termica perché salta il contatore, perché la pompa di calore ha avuto il suo spunto iniziale alto e tu forse stavi cucinando con le piastre in induzione o stavi facendo la lavatrice? La pompa di calore inverter, se progettata e dimensionata correttamente, va a modulare la potenza del compressore e quindi anche gli assorbimenti. Per questo una pompa di calore inverter consuma meno. Tutti questi problemi si traducono anche sul terzo disagio, ossia la parte economica. L'abbiamo detto, una pompa di calore sovradimensionata tende a consumare di più, a usurarsi prima, quindi il consumo maggiore equivale a una bolletta più elevata e l'usura equivale a interventi di manutenzione più soventi, se non addirittura a sostituzione del prodotto. Non ha senso spendere 20.000 euro per la pompa di calore numero uno al mondo, che non esiste, se poi la fai lavorare male e quindi consuma troppo, si usura e dopo 10 anni la devi buttare. Ricordate sempre che non è importante il prodotto, ma come questo viene progettato e come viene installato. Ovviamente, altro aspetto, pompa di calore più grande significa pompa di calore più costosa. Una pompa di calore da 15 kW costa di più di una pompa di calore da 12 kW, che costa di più di una pompa di calore da 9 kW. Quindi una buona progettazione ti permette di risparmiare da subito anche qualche migliaio d'euro, proprio perché una pompa di calore dimensionata correttamente costa meno e consuma meno. Infine, mi ricollego all'aspetto che abbiamo già citato precedentemente, una pompa di calore sovradimensionata forse esiste solo in trifase. Le pompe di calore da 16 kW, per esempio, lavorano in trifase e quindi anche lì sono dei costi accessori che devi mettere in bilancio per adeguare l'impianto elettrico di casa. Per questo è fondamentale affidarsi a un buon progettista che conosca davvero il mondo delle pompe di calore e che possa dimensionare correttamente la pompa di calore. In questo video ti ho spiegato che progettare la pompa di calore solo sulla base delle dispersioni e la temperatura di progetto, magari con un coefficiente di sicurezza di un 30%, è un errore madornale. E ti dico, l'80% dei termotecnici commette questo errore. Per questo ho deciso di formare i termotecnici miei partner per evitare di commettere questi errori e per questo voglio darti queste informazioni, per far sì che tu, quando ti ritrovi davanti a un progettista, un termotecnico, possa sapere se è un esperto o meno di pompe di calore. Dialogare col termotecnico, lo so, è sempre un aspetto complesso anche per chi riceve le nostre consulenze, proprio perché c'è il cliente privato contro l'ingegnere, con la laurea, con il pezzo di carta. Per questo riteniamo sempre più importante dare supporto ai nostri clienti anche con il protocollo Casa Zero, quindi la progettazione dettagliata ed esclusiva per gli impianti di casa tua. Impianti che, ricordati, sono a 360 gradi. Gli impianti all'interno di un'abitazione sono molteplici, non esiste solo la pompa di calore, non esiste solo l'impianto fotovoltaico. Per questo, per progettare in maniera equilibrata tutti gli impianti, bisogna avere una visione d'insieme. Servizio che noi offriamo ai nostri clienti. Spero con questo primo video di approfondimento sul mondo delle pompe di calore di averti dato abbastanza informazioni per evitare di sbagliare.
Nel prossimo video ti spiegherò come si dimensiona correttamente una pompa di calore e per tutti i termotecnici, i tecnici, gli idraulici, gli operatori del settore che vogliono ricevere una formazione esclusiva del nostro metodo, del nostro protocollo Casa Zero per evitare di commettere errori, per ottimizzare il budget del cliente, ci sono i link in descrizione per registrarsi alla piattaforma Pagine Green 360. Per questo video è tutto. Se non ti vuoi perdere altri video, ovviamente iscriviti al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!